Siamo ancora a pagina, pubblico delle grandi occasioni ad Acqui Terme per la 46esima cerimonia di premiazione dell'Acquistoria. Bruno Mattana. Al Teatro Ariston di Acqui Terme la serata conclusiva del premio letterario Acquistoria, condotta da Franco Di Mari e Antonia Marini. Il premio, va sottolineato, è diventato negli ultimi anni uno dei più importanti riconoscimenti europei nell'ambito della storiografia, del romanzo storico. Sul successo dell'edizione di quest'anno, la testimonianza di colui che il premio lo vive nella sua organizzazione l'intero anno, il coordinatore Carlo Sburlati. Il prossimo anno, 47esima edizione, il premio Acquistoria si svolgerà in due distinte giornate. La prima giornata, il venerdì, terremo una tavola rotonda europea sulla letteratura e la cultura con la presenza di personalità provenienti da una ventina di paesi diversi e soprattutto con la presenza dei rappresentanti delle più importanti città termali europee. Per la sezione storico-scientifica si sono aggiudicati il premio di 6.500 euro Maurizio Serra, ambasciatore italiano all'ONU, con il volume Malaparte, vita, leggenda. Marsilio Editori e Ottavio Barrier con il volume Dalla guerra fredda alla grande crisi, il nuovo mondo delle relazioni internazionali, edizioni Il Mulino. Per la sezione storico-divulgativa è stato premiato Giuseppe Marcenaro, penna della Repubblica, della Stampa e del Foglio, con il volume Una sconosciuta moralità, quando Verlaine sparò a Rimbaud, edizione Bompiani. Invece per il romanzo storico il premio è toccato al volume L'ultima notte dei fratelli Cervi, un giallo nel triangolo della morte, Marsilio Editori. Sono stati inoltre assegnati premi minori ma ugualmente significativi per la storia in TV alla serie Gli anni spezzati, Il giudice, che fa parte della trilogia di fiction con le altre due, Il commissario e L'ingegnere. A ritirare il premio lo scrittore Luciano Garibaldi per conto del regista della trilogia Graziano Diana. Il premio speciale alla carriera è stato conferito a Franco Cardini, insigne cattedratico universitario. Accanto ai premiati a ritirare il premio che gli era stato conferito nel 2011, Roberto Giacobbo, giornalista, vice direttore di Rai 2 e ideatore di format, tra cui Voyager. Per i testimoni del tempo quest'anno ancora quattro personaggi molto significativi. Il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, che col suo ultimo libro Il sangue dei vinti ha confermato l'immagine di intelligente esploratore del passato. Il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che è fra i giornalisti economici di maggiore esperienza. Poi Pupi Avati, uno dei registi più amati della nostra cinematografia. E Pier Francesco Pingitore, protagonista teatrale e televisivo, che attraverso la satira ha messo in evidenza spesso le magagne della quotidianità italiana e della politica. I politici ci hanno un po' tagliato l'erba sotto i piedi, perché a volte mi chiedono perché non rifai il cabaret, ma qui c'è un auto cabaret che fanno i politici e allora quindi è difficile far ridere più di loro. Però con la comicità si cammina sul velluto. No, non si cammina tanto sul velluto, perché è un momento in cui è difficile anche fare la satira veramente. Anche quest'anno il premio Acquistoria ha voluto rendere omaggio ai caduti della divisione Acqui Cefalonia, a cui il premio letterario si ispira. Sentiamo in merito il sindaco Bertero. La presenza del reduce, 94 anni, è stata una cosa veramente che mi ha commosso. Com'è uscito questo reduce? Ah, io è già il secondo anno che sono sindaco, il secondo anno che chiedo che la cerimonia possa, debba avere un reduce, perché è soltanto dal ricordo, dalla memoria che noi possiamo trasmettere, assolutamente trasmettere qualche cosa alle persone. Quindi a me sembra giusto come sindaco che si ricordi l'episodio.